Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, segretario Pica, partiamo dalla notizia che riguarda l'aumento del numero di negozi che hanno per titolari persone straniere, soprattutto proprio nel vostro settore, bar, certo, gelaterie, pasticcerie, mi permetto di dire poi anche altri settori come i fiorai, sì, 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 o l'edilizia. È un dato che trova riscontro anche nella vostra, insomma, realtà quotidiana? Questo è vero, ormai sono diversi anni che le persone straniere, gli immigrati, aprono attività nel nostro settore, quindi hanno iniziato prima nelle pizze a taglio, poi nelle pasticcerie, attualmente gelaterie e anche bar. Per farvi un esempio, abbiamo la popolazione cinese che prima mettevano soltanto ristoranti dove si mangiava cinese, e oggi abbiamo tantissimi della comunità cinese che invece mettono bar italiani che in vie di passaggio, e quindi è un fenomeno che ormai da 4-5 anni stiamo assistendo. Parliamo di cambio di titolarità con magari tutto il resto mantenuto uguale, oppure in alcuni casi è più frequente invece il cambio proprio di gestione, cioè non so, ecco, una persona cinese assume la titolarità di un esercizio commerciale e porta anche una manodopera cinese o comunque diversa da quella di prima, perché a volte è vero proprio che non ci accorgiamo del cambiamento, non lo vediamo, sì, perché c'è solo un cambio praticamente di chi detiene il negozio, non di chi ci lavora. Questa è una bella affermazione, perché è così, perché di fatto il cinese acquista l'attività, a volte al massimo troviamo la persona, la cinese che sta alla cassa, al massimo la persona, la commessa che dà i cornetti, ma tutto l'altro personale rimane di origine italiana, quindi hanno capito la formula vincente. Questo è stato una loro vittoria. Devo dire, sono anche ormai bravi a fare trattative, quindi non pagano più le attività come un tempo le strapagavano, ma oggi fanno delle valutazioni idonee, sono più preparati, utilizzano come noi italiani il pagamento anche rateizzato, ecco, garantito con cambiali, ecco. Anche loro ormai hanno comprato gli immobili, quindi hanno anche delle garanzie da dimostrare che stanno entrando nella nostra legalità fiscale, e quindi è una delle tante etnie che sta entrando nel nostro settore. Ma così parliamo dell'egiziana, certo, così parliamo della, insomma, comunità romena. Si e sono integrati, altre. Segretario Pica, si sono integrati, cioè si comportano esattamente come un avventore italiano, diciamo in questo senso, come se fossero italiani, sfruttando un po' il vuoto lasciato dal fatto che molte attività faticose in Italia, a Roma, per gli italiani non hanno avuto, diciamo, il cosiddetto ricambio generazionale. Cioè, le magari, dico questo, sì, purtroppo per noi italiani le nostre attività prima passavano di generazione in generazione. Io dico sempre, i nostri genitori, ma soprattutto i nonni, che negli anni 50 dall'Abruzzo, dalle Marche, dall'Umbria o dalla Ciociaria venivano a Roma, dopo 10 anni di apprendistato compravano le attività e dopo passavano i figli. Oggi questo non avviene, i nostri più così, figli o nipoti o persone giovani, vedendo i sacrifici dei loro genitori, non fanno più questa attività, e in tal caso non esiste più questo ricambio generazionale. Certo. Oppure possiamo dire che parecchie persone entrano, pensiamo al fenomeno della notte o pub, lavorano 7-8 anni, quando uno arriva all'età di 40 anni dice non è più il mio mondo, famiglia. A quel punto vendo e, certo, e passano la, certo, mano. Certo. Segretario Pica, abbiamo un ascoltatore che vorrebbe, credo, sottoporle una domanda. Le chiedo se sia possibile. Volentieri. Allora, pronto? Buongiorno Federico, più che una domanda è una testimonianza. Sì. Qui in zona, noi qui a Cinecittà, no? Sì. C'era una sassamenteria dove io mi servivo. Era, diciamo, di proprietà italiana, proprietario italiano, commessi italiani, cassiera italiana. Sì. A un certo momento, dietro il bancone dove operavano, si è presentato un cinese. Ho detto, vabbè, hanno mandato via una persona che magari era un po' anziana,
forse prima gli faceva comodo perché stava a pensione, pagava di meno, e hanno preso sto cinese. Dopo un po' di tempo sto cinese, insomma, sembra che era poi quello il futuro proprietario, ha acquistato la salsamenteria, evidentemente stava lì per vedere l'andazzo, l'incasso e compagnia bella, sì, per arricchirsi. Ha comprato, la prima cosa che ha fatto dopo un mese ha mandato via la commessa, che era già, era tra l'altro, era giustamente un mese che si era appena sposata. Uno. A posto suo è venuta la cinese. Sì. Dopo un po' di tempo ha mandato via un'altra persona, un altro cinese. Insomma, a fine del 7-8 mesi più o meno aveva fatto effettuato un ricambio completo, per allontanare i clienti, non lo so, pure, sì, cioè, ha fatto un ricambio completo, insomma. Ha fatto un ricambio completo. Altro di... Sì, rapidamente, Franco, perché siamo un po' in ritardo. Sì, allora il bar, un altro, poi tra l'altro sono tutti giovani. Sì. Tutti giovani, cioè i soldi, questo per mandarlo via da lì, gli ha dato un sacco di... Cioè, quello se è andato il signor Fausto, che sa i soldi che gli ha chiesto. Allora, io a 20 anni, a 25 anni, tutti i soldi per comprare qui i negozi non ce l'ho. Un altro bar qui vicino a casa, sempre, sono subentrati due ragazzi cinesi ai proprietari che c'erano prima, e sono stati pure questi un paio di mesi insieme. E poi c'è stato sempre questo ricambio, questo stesso strategia. Per abituare, diciamo, i clienti, ha capito? Certo, insomma, certo, per non dare un taglio netto. Alla parrucchiera, un altro, sì, episodio, poi finisco. Vai, veloce. La parrucchiera dove va mia moglie, qui su a Largo Appio Claudio, va bene? C'era, siccome di fronte sono dei marmi dove uno si siede, no? C'era una cinese che si era posizionata lì davanti e guardava la parrucchiera. Questi se ne era accorto, dice, ma erano due o tre giorni che stava lì davanti. E dice, ma scusa, busta, l'avevano notata, insomma. Dopo 3-4 giorni questa si è presentata al negozio, voleva sapere chi era il proprietario. E la proprietaria che era lì, era la parrucchiera, ha fatto, il proprietario sono io. Comunque non ascolto nessuna, diciamo, proposta. Perfetto. Franco, io ti ringrazio, grazie. Grazie. Senti, Federico. Sì, rapidamente, scusa. Franco, però sì. Ma sta gente che entra così, ma cioè, vabbè che abbiamo sentito che la prefettura si è venduta i permessi di soggiorno, ma questi così giovani che vengono, ma questo tutti i soldi di città, ma ci vuole una scienza per capirlo. Franco, ti saluto, facciamo rispondere, ciao, al segretario Pica. Io mi permetto di dire che di fronte all'assenza di prove certe, parlare di soldi riciclati vuol dire rischiare anche di essere passibili di denuncia penale, quindi io mi dissocio da quello che ha detto il nostro ascoltatore. Comunque, allora, io posso dire, certo, ci allora, dica, segretario, che in certi casi, ma in tutti i casi, ci possono essere dei casi particolari che non sta a noi a giudicare. Mm-mm. Però nella maggior parte di casi è il fenomeno che assistevamo nei paesi del Belgio, in America e tant'altro tanti anni fa con gli italiani, cioè la comunità o cinese o d'altre sono molto più compatte. Ci sono dei casi dove le persone, gli zii, i nonni che sono entrati ormai 30 anni fa, sì, hanno qualche soldo da parte e a questo punto aiutano i cinesi. Avviano, certo, dei loro connazionali, io parenti. Dire, c'è una persona che fra un mese comprerà un'attività in zona San Giovanni, quei soldi sono arrivati allo zio che ha un ristorante in centro. Certo. Quindi con tanto di passaggio da banca all'altra, quindi tutto questo fenomeno di riciclaggio secondo me non c'è. No, poi ovviamente io mi auguro che ci sia, e chiedo a lei questo prima di salutarla, e siamo un po' in ritardo, segretario Pica, mi auguro ci sia un controllo ovviamente incrociato per impedire che in qualche modo questi negozi vengano utilizzati proprio per riciclare denaro del genere. A volte notizie simili le leggiamo, però in molti casi diciamo semplicemente che c'è un ricambio generazionale che in questo caso coincide anche con un ricambio Diciamo anche dell'altro. Il nostro settore ultimamente sta soffrendo per mancanza di incassi. Mancanza di incassi significa meno reddito. Possiamo dire che il tenore di vita di noi italiani è ancora un po' più alto. I cinesi assistiamo che sono 10 o 12 in un appartamento e quindi la loro quota di un appartamento da 50-60 euro per uno, certo. Noi al massimo o siamo single oppure stiamo insieme alla compagna, è naturale la nostra quota per prendere un appartamento in affitto è 500-600 euro a persona, certo, quindi certo. È proprio l'impostazione differente del tenore di vita che hanno loro rispetto al tenore di vita che ancora noi finché ce lo possiamo permettere stiamo adottando.
Segretario Pica, noi la ringraziamo di questa, di questo intervento, ci interessava molto analizzare questa vicenda, magari ci torneremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Grazie a voi. Ringraziamo Claudio Pica, segretario dell'Associazione Bar e Gelaterie di Roma e Provincia.